Oggi non dovete fare caso alla mia faccia, ai miei capelli che sono tremendi, ma dovete vedere solamente una cosa. Ta-da! Come noterete, non sono truccata, ho solamente la base perché voglio swatcharla, vederla con voi e tra l'altro voglio anche fare con voi un trucco. Un po' diciamo come ho fatto con i nuovi pastello neve. Allora, inizio dicendo che ho fatto l'ordine l'altro ieri, e proprio quando è uscita, insomma. E sono super contenta, è arrivata come sempre la pochettina, ma insomma non hanno inserito dentro la palette, anche perché c'era proprio para para, ma anche se c'entrava, insomma, si andava a rompere qui la bustina. Nella bustina hanno messo, ormai la bustina è sempre questa qui nuova, penso, perché è già la seconda volta che mi arriva. Questa qui. Oh. E dentro, come al solito, ci sono le cartoline e l'omaggio. Allora, qui ho usato, mi fa un po' ridere. Avevo richiesto il pastello sfilata, che tra l'altro è un perfetto dupe di Rebel di MAC. E, cioè, ho visto gli swatch, sono praticamente identici. Però ho anche detto in caso, visto il brush Magic Potion, e invece mi hanno dato l'ombretto. A me va benissimo uguale, cioè mi fa davvero tanto tanto piacere l'omaggio e sono contenta soprattutto perché non è un doppione. Infatti la mia paura è un po' sempre quella che mi arrivi un doppione, ed è Kensington Garden. È un colore, parlo subito di questo, così poi vi lascio la palette. È un colore molto particolare, diciamo è un color borgogna. Diciamo che mi sono già un po' informata sul sito neve, perché appena, cioè dico la verità, la palette non l'ho ancora swatchata, la voglio fare con voi, c'è ancora tutto in cellophane, ma questo ero curiosa e l'ho swatchato. È questo colore che una volta swatchato è un colore opaco ed è diciamo un color borgogna. Appare più lilla dalla fotocamera, ma è tipo un borgogna un po' scuro. E ho chiesto, diciamo, sul gruppo di neve dove sono su Instagram, su Facebook, se poteva essere, cioè, tipo, se loro lo usavano anche come blush. Mi hanno detto che è uno dei blush più belli, infatti, lo proverò senz'altro. Detto questo, dell'omaggio so che non ve ne frega niente perché volete vedere la palette. Allora, siamo arrivati al momento più bello. La nostra fantastica palette. Dico la verità, quando è uscita la prima, circa 2 anni fa, se non ricordo male, io neanche conoscevo neve. Cioè, la sentivo sempre nominare, soprattutto per la matita Avorio da Clio, ma non mi ero mai avvicinata, insomma, a informarmi. E tipo adesso è un annetto che, forse anche meno, che non so stare senza la neve. Quindi, insomma, questa palette non potevo farmela scappare. E ora la scarto con voi. Allora, il packaging è assolutamente fenomenale. Ha questa scritta duochrome e specchiata la scritta Neve Cosmetics. E come vedete, ha questo aspetto, ha questo effetto bellissimo. Mentre dietro c'è scritto gli arcobaleni e 2 gram con tutti quanti i nomi delle cialde. La cosa carina è che i colori delle cialde sono fatti anche qui proprio come disegno duochrome. Non so se mi sono capita, non so se mi sono spiegata questa cosa che ho detto. Comunque sono veramente bellissimi, sono ombretti wet and dry come quelli che vi ho mostrato nella palette neve mia personalizzata, ma onestamente sono così tanto pigmentati e scriventi che usare le bagnate non serve secondo me. E si presenta così all'interno, sempre un po' la pecca che non c'è lo specchio. E all'interno ha questa velina di gomma piuma che ora leveremo e wow! È bellissima. È davvero bellissima. Penso che ormai in rete, cioè avete visto che è stata mandata da alcune youtubers, blogger, insomma, e l'avevano swatchata, quindi penso che ormai l'avevate già vista, però insomma ci tenevo anche a swatchare e magari fare il paragone con qualche ombretto neve che ho. Iniziamo da Pioggia Acida, che è il primo della palette, ed è questo verdino qui. Ho messo le luci in modo tale da cercare di rendere
diciamo, i colori il più reale possibili. Ah, intanto c'è da dire che rispetto anche alla mia palette neve, così a prima impressione, prima cialda toccata, li sento molto più setosi e burrosi e sembrerebbe anche un pochino meno polverosetta, almeno questa cialda, ripeto, poi vedremo nel corso delle altre. E come vedete è questo verde acido con dei riflessi un po' sul dorato, un po' sul verde normale, ma che caccia parecchio questo verde acido appunto. È un colore molto molto particolare. Nel frattempo lo guardo mentre lo descrivo perché li sto guardando per la prima volta con voi. È davvero molto luminoso e molto molto particolare, appunto, veramente molto bello. Seconda cialda, è Utopia. Cioè, secondo come muovo, già da qui si vedono, insomma, i riflessi. È un colore assolutamente particolarissimo, perché diciamo che è un blu viola. Non so se definirlo più viola o più blu, perché dalla cialda direi che è più un viola, ma dallo swatch mi sembra più un blu cobalto, e con diciamo una punta di viola all'interno e dei riflessi rosa. È davvero particolarissimo e bellissimo. Cioè, io sono dell'idea che questi ombretti duochrome. Cioè, io ho letto che molta gente era indecisa se prenderlo o meno perché magari non era bravissima a truccarsi, ma io sono dell'idea che questi sono gli ombretti ideali per chi non ha magari molta sia e voglia di mettersi lì a fare trucchi un po' elaborati, sia magari non gli piace, non è bravo, insomma. Perché questi sono i classici ombretti che, messo questo su tutta praticamente la palpebra, avendo dei riflessi così particolari, e è bello e basta, insomma. Poi arriviamo alla terza cialda, che si chiama Fenice ed ha questa qui, che diciamo sembra un color rame. Allora, no, cioè sono setosissimi. Questo qui è il colore. Ecco qui, se devo essere sincera, di duochrome non vedo niente. Perché cioè, per me è un bellissimo colore pieno, diciamo un color, sì, un color rame, che però, cioè, se mi sforzo di vederlo, insomma, anche così facendo, non vedo dei riflessi particolari. È un colore bellissimo. E qui voglio fare un paragone, perché comunque anche io ho visto i video delle altre YouTuber prima che mi arrivasse, e appena ho visto questo colore mi è venuto una cosa. Perché secondo me assomiglia davvero molto a Sole d'Africa. Ho qui la mia scatolina di minerali e lo sto cercando. Dove sei? Volevo swatcharlo accanto. Ah, come vedete, anche semplicemente così dalla confezione, insomma, si vede che il colore è abbastanza simile. Volevo vedere se era, diciamo, una cosa mia o realmente era così. Allora, i colori si assomigliano davvero molto. Diciamo che Sole d'Africa è un po' più glitterato, mentre Fenice sembra molto satinato, ma non ha glitter all'interno, almeno così sembra. Però, insomma, se vi faccio vedere così da lontano, diciamo, sembrano davvero uguali. E forse Fenice è leggermente leggermente più scuro, ma proprio una cosa secondo me impercettibile. Comunque, ecco, appena l'ho visto, a me mi era venuto in mente questo minerale, ho detto baba, lo vedrò vicino. Poi andiamo avanti, e c'è Chimera, che è questo viola qui. Ah, questo è un bellissimo viola con dei riflessi rosa all'interno. Lo vedo anche un colore che sta bene tipo su tutto, è veramente molto carino e particolare. E anche qui vorrei fare un attimo una comparazione, anche se adesso vedendo che probabilmente non c'entra molto, ma appena ho visto lo swatch mi è venuto in mente dalla mia palette Shopping, che, cioè, adesso che swatcho questo è tipo ruvida in confronto alla 2, insomma. Come vedete, ecco, questa ad esempio era solamente una mia impressione, perché sono due viola completamente diversi,
e shopping tende ad essere un po' più opaco ed è soprattutto un viola melanzana, e mentre appunto non mi ricordo più il nome, e Chimera è un colore assolutamente diverso, molto più viola, cioè proprio un viola pieno con questi riflessi rosa all'interno, veramente bellissimo. Ultima cialda della prima fila è, diciamo, una tra anche le più discusse ed è Twilight. È un colore particolarissimo che onestamente non so descrivere perché, come vedete dalla cialda, appare come un verdone, un bel verde muschio, diciamo, ma una volta swatchato, come vedete, diciamo che perde un po' questo verde forte, rimane, diciamo, un verde con una punta di marroncino all'interno, cioè è difficilissimo descrivere questi ombretti, con dei riflessi dorati, è davvero bellissimo. E tra l'altro, leggevo nella newsletter di Nede che è uno dei colori più particolari perché tipo cambia ad esempio cosa si usa come base. Volevo fare adesso una prova con voi usando ad esempio come base una matita nera. Non so se ha senso questa cosa, però voglio provare. Utilizzo come base Liquirizia. Come vedete cambia leggermente ed è come se rendesse un po' più unica quella matita nera. Boh, non so, secondo me questo è uno di quegli ombretti che va un attimo sperimentato, a parte è già così bellissimo. Arriviamo alla seconda fila e il primo è Mela Stregata. I nomi qua sono fantastici. Che è questo colore qui. Ecco, questo finora secondo me è fra, cioè anche gli altri sono veramente bellissimi, però per ora secondo me questo è fra i più belli per quanto è particolare, perché questo secondo me è un vero e proprio duochrome. Allora, oddio, diciamo che ha una base leggermente violacea rossiccia con dei riflessi verde lime. Le mie descrizioni, diciamo che rende molto di più lo swatch che vi metto qui ed è davvero bello. Ecco, per come dicevo prima, per quanto è particolare questo colore, è un classico colore che secondo me è messo questo su tutta la palpebra, matita e mascara, è un trucco spettacolare. Secondo ombretto è Abracadabra, ed è questo colore qui, che diciamo è un turchese. Questo già da quando vidi i video su YouTube era rientrato in assoluto fra i miei preferiti e è bellissimo. Mi dispiace che dallo swatch non rende molto perché è questo, diciamo, bellissimo turchese e che ha dei riflessi dorati, solo che quando anche muovo la mano dallo swatch non si nota molto, diciamo, questo riflesso dorato. Invece è veramente bellissimo, è stupendo, 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 è veramente un colore particolarissimo questo secondo me, è davvero molto bello. Anche questo, diciamo, secondo me non assomiglia a nessuno di quelli che ho. Terzo ombretto della seconda fila è Polline, che ha questo colore qui. È un colore stupendo, cioè fa una luce pazzesca. Diciamo che è un giallino verde lime, sì, un verde lime con una punta anche forse di giallo all'interno, con dei riflessi dorati assolutamente stupendi. Cioè, guardate anche da qua che luce fa, è davvero molto 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 bello questo, secondo me è anche da utilizzare come punto luce. Penultimo colore è Veleno, che è questo, diciamo, verde, sembra, dalla cialda qui. Allora, la cosa particolarissima di questo colore, spero che si sia notato dallo swatch perché l'ho fatto apposta, è che secondo come muovo la mano diventa più marrone o più verde. E è un colore particolarissimo, diciamo che è di base marroncino e poi c'è questo verde un po' scuro e dei riflessi rossicci all'interno. È un colore davvero molto 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 particolare e bellissimo, cioè è veramente fantastico. Proprio il fatto che secondo come muovo la mano esce più marrone o più verde, è bellissimo. Siamo arrivati all'ultimo colore, che dagli swatch io già lo adoravo, si chiama Mezz'estate.
Ed è questo arancionino qui, color pesca. Ah, dallo swatch sembra più un rosa, ma in realtà è proprio un color pesca con dei riflessi bellissimi all'interno, un po' sul dorato. Anche se anche questo di duochrome non si notano moltissimo, tipo il precedente, insomma, per farvi capire. Ma è un colore molto molto bello, secondo me, molto luminoso e un colore che sta assolutamente bene anche a tutte, a mio avviso. Niente, questi erano i colori. Io vi dico che amo questa palette perché ha dei colori particolarissimi. Sono, cioè, basta vedere come l'ho sbocciati. La placchetta nera non è nemmeno un po' sporca di polvere dell'ombretto. Questo fa capire che sono davvero pochissimo polverosi. Sono dei colori assolutamente particolari. Solamente Fenice assomiglia davvero molto a Sole d'Africa. Per il resto io non trovo dupe, almeno fra gli ombretti che ho. Poi, insomma, fatemi sapere anche voi. E ora improvvisiamo un trucco. Non so nemmeno io cosa usare perché vorrei tipo provare tutte, ma... Allora, parto applicando devo leggere i nomi, scusate, pioggia acida. È davvero, come vedete, molto luminoso, anche se comunque notate che non è un colore pieno. Quindi, insomma, applico poi veleno. Come vedete è molto particolare, secondo me questi due colori assieme stanno anche davvero molto molto bene. Che comunque hanno tutti, diciamo, come base comunque dei riflessi sul verde e quindi secondo me si associano davvero molto molto bene. Si mette a fuoco. Completare il trucco, insomma, perché secondo me così l'effetto finale non si nota. Dove l'ho messo? Eccolo. Vado ad applicare nella rima interna e liquirizia. Non metto né eyeliner né niente, insomma, per renderlo un po' più pratico. Con un pennellino da precisione e prendo polline e ci creo un punto luce. Davvero molto molto particolare. E infine applico al volo la mascara. Utilizzo il Multi Action della Essence. E questo sarebbe l'effetto finale. Molto molto bello. Secondo me vi faccio vedere anche da lontano per vedere come rimane. È molto bello. Poi secondo me con gli occhi chiari questi colori risaltano anche molto, cioè fanno un bel contrasto. Passiamo all'altro occhio. Facciamo un trucco, diciamo, questo era abbastanza scuro, facciamo un trucco un po' più luminoso e un pochino più chiaro. E cerco un pennello pulito. Metto all'inizio della palpebra mezz'estate. È molto bello, anche secondo me è molto estivo questo colore, anche solo messo da solo. E poi ora per scurire nella parte finale dell'occhio andiamo a provare Twilight.
secondo me Twilight è il classico colore che sta bene sempre tipo a fine occhio, perché è veramente molto molto bello e particolare, e secondo me si abbina anche con un sacco di ombretti. Se vedete in precisione, insomma, è perché lo sto facendo veramente al volo. Anche qui applico liquirizia all'interno. E metto il mascara. E ecco il risultato. Sono due trucchi fatti proprio così al volo. Fatemi sapere quale vi piace di più fra i due. A me quello sul verde piace davvero molto, ma anche quest'altro è molto più fresco e insomma veloce da fare. E niente ragazze, so che è venuto lunghissimo questo video, scusate, spero che vi sia piaciuto anche questa improvvisazione del make-up. Fatemi sapere cosa ne pensate e non so, aspetto i vostri commenti. Ciao ragazze!